quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima, fa fatica anche una lacrima a scendere giù. Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono, questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibili. Tanti viaggi rimandati e già, valigie vuote da un'eternità, quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà. Rifugio quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere, non si fanno più miracoli, adesso non più. Non dar retta a quelle bambole, non toccare quelle pillole, quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le anime. Darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi, l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi, dirti sì, sempre sì e riuscire a farti volare, dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male, curarti le ferite e poi qualche dente in più per mangiare. E poi vederti ridere, poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi giardini che nessuno sa, si respira l'inutilità, c'è rispetto, grande pulizia e quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti e vestirti e pettinarti sì e sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa, quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie, siamo niente senza fantasie, sorreggili, aiutali. This is the way you left me, I'm not pretending, no hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever, then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life, can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well, a little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm where you stand, and I'm where you stand every day. This is the way.
my mind. Can't get no rest, keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just carried on. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. Oh, feel as if I'm wasted. And I'm wasted every day. Benvenuti al secondo Enduro Sicilia Carp Fishing. Lo scopo di questo enduro è stato quello di riunire tutti i gruppi siciliani della pesca sportiva alla carpa, soprattutto sulla tutela ambientale.
In un paio di giorni che siamo stati in questo lago, praticamente 3 giorni, abbiamo fatto anche una giornata ecologica con raccolta dei rifiuti, che ultimamente il lago si presenta in uno stato di degrado ambientale abbastanza grave. E infatti invitiamo anche le altre associazioni, invitiamo anche i comuni, la polizia provinciale e tutti gli enti competenti della provincia di Ragusa anche a farsi vedere per sollecitare praticamente questo lago, che è frequentato ultimamente da persone molto incivili e che lasciano di tutto e non sta bene così, perché abbiamo una bella risorsa. Gravina Francesco, Associazione Carpe Fishing Italia, sede di Scordia. Buongiorno a tutti, sono Maria Allegra e vi parlo da questo bellissimo lago, la diga di Santa Rosalia a Giarratana. Abbiamo organizzato una manifestazione, il secondo Enduro Sicilia Carpi Fishing, per dare importanza a questa bellissima riserva, a questo bellissimo lago e per tutelare questo ambiente. Purtroppo abbiamo trovato una situazione veramente orribile, il lago era molto sporco. Abbiamo sensibilizzato tutti i ragazzi a contribuire, a darci una mano d'aiuto per la pulitura di questo invaso. Speriamo veramente di raccogliere molti consensi il prossimo anno e è un grandissimo aiuto nella speranza di poter fare ancora meglio. Noi della Milo abbiamo voluto essere presenti a questa manifestazione perché crediamo in questa realtà, crediamo in questa isola e sappiamo e vogliamo credere che ci siano delle potenzialità, delle prospettive sicuramente interessanti. E il fatto è che ci sono e che in questa occasione si sono viste. Nel prosieguo andremo a vedere quello che diciamo Milo ci ha dato a livello di premi, quello che ci ha dato a livello proprio di immagine, perché questa manifestazione avesse ancora più risalto. Naturalmente io qua ho trovato, per quanto riguarda dal punto di vista professionale, un gruppo sano, ho trovato una realtà che non mi aspettavo, ho visto veramente qualcosa di inaspettato, veramente chapeau a tutti. A quelli che hanno organizzato, a quelli che hanno pescato, a tutti i partecipanti, posso solamente dire che mi sono trovato veramente bene, in tutti i sensi. Grazie a tutti. Grande Glauco. Concludo dicendo che durante